Sì, senti. Bravo. Pronti? Parte regolare questa prima batteria. Ovvero l'atleta del Bosica in prima posizione di Angelis a fare la battuta. Vediamo anche qui ovviamente passano il turno i primi due di ogni batteria. Siamo già al rettilineo posto, arriva ancora invariate le prime tre posizioni, ancora quella del Bosica che in prima posizione si presenta all'arrivo, si va allo sprint per questa conclusione della prima batteria. Vediamo ed è partita anche questa batteria, i due atleti del Bellusco, c'è la Dessi in prima e seconda posizione, Arturo in terza, questo è invariato, a momento di posizione sono il due di testa del Bellusco, c'è la Dessi a prendere forse anche qualche metro di vantaggio, no, gruppo invece è compatto, quindi si va ancora all'impostazione della curva finale per gli ultimi 100 metri, ancora il due del Bellusco in prima e seconda posizione, vediamo che si va agli ultimi 50 metri per loro. Ed è c'era e Bossi. Regolare la partenza per il passo Mannai ed è invece Bellusco in prima posizione, tagliente, seguito da Giotto che deve recuperare un metro di svantaggio, ancora deve del Bellusco, adesso sicuramente si lancerà l'atleta del Cositato, ma adesso ancora invariate le posizioni, addio Bellusco al Cositato un qualche metro di vantaggio sugli altri due atleti, si va quindi allo sprint per gli ultimi 100 metri per questa terza batteria, quindi vediamo la conclusione della terza batteria ed è tagliente Giotto. Parte regolare anche questa quarta e ultima batteria, il due di Spinea in seconda e terza posizione perché l'atleta delle Covelli del Cantù si mette in prima, prende anche qualche metro di vantaggio sul due dello Spinea, siamo al rettilineo opposto all'arrivo, ancora Cantù, poi Spinea, queste le prime tre posizioni. Si va adesso a passare l'ultima curva, vediamo come andranno a sprintare gli atleti per questa ultima batteria, vediamo sono due, così vi accederanno alla semifinale. Ed è Spinea, Godato e Menegaldo che poi riescono a